Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Under Simulator. Non vi sembra che questa stanza sia un pochino troppo verde? La parete è verde, abbiamo dei minion sul copriletto, perché dei minion? Abbiamo un gatto al posto del tappeto e persino i capelli e gli occhi della nostra Yano sono completamente verdi. Anzi, mi correggo, pure le mutande? Ci sono delle palatine sulle mie chiappe, fantastico! E i capelli di Senpai non sono più neri, benissimo, mi fa piacere vedere che Senpai ha cambiato colore di capelli, ma è il momento che noi usciamo da scuola. E scopriamo come mai è tutto così verde. Ma io sono Midori. O comunque qualcosa del genere. Ciao, che modo è di atterrare in una scuola? Ah, ok. Oh, ciao. Ok, ci sono dei sottotitoli in francese che non capisco. Ah, c'è una cutscene che devo attivare. Qui c'è anche una Raibaru. Ok, attiviamo la cutscene. Cos'è sta cosa? Ciao? Ciao. Non so se è un bug oppure se va tutto bene. E apparentemente c'è questa parrucca che parla con Midori, che si sta dichiarando. È magico, innamorato di te. Ok, c'è qualcosa che c'entra con l'amore, mi sembra. Cosa sta succedendo qui? Ok, si è frizzato il gioco in una maniera inquietante. Ah, era per dire come mai è successa questa specie di evocazione strana in cui Ayano è diventata... Non lo so onestamente cosa sia successo, ma a quanto pare siamo tornati, diciamo, dentro il corpo di Midori. E Midori ha lasciato la parrucca che si impossessasse del suo corpo. Facciamo finta che sia successo questo, perché onestamente non so che cosa pensare. Ok, abbiamo visto la cutscene. Ciao Raibaru, come stai? Tutto bene? Adesso andiamo a fare disastri. Midori, come cavolo cammini tu ultimamente? Ah, ok, così per andare ai gattoni. E invece di strisciare praticamente vai così. Sei un po' troppo sexy però, Midori. Lascia che te lo dica, sei un po' troppo sexy a girare così a gatto. Ok, basta fanservice. Ciao prof, vedo che anche lei si è cambiata il colore della felpa. Cioè, in realtà è diventato tutto verde, tranne gli alberi di ciliegio, che almeno quelli sono rimasti rosa. Ma Midori non c'è? C'è Osana? C'è Osana al posto di Midori? Sì, Osana che però c'ha il ritratto di Midori. Ok, fantastico, fantastico. Direi che c'è stato uno strano scambio di personalità. E tu? E tu, Raibaru, perché mi fai il saluto militare? Perché in realtà sei Cocona? Ah, ok, benissimo. Quindi ho l'occasione di ammazzare Cocona e Raibaru in un secondo? Aspetta, e tu invece sei Kizana, giusto? Anche se sembri tanto Cocona. Sei Kizana? No, è Sakyubasu. Ok, non ci sto ufficialmente capendo più niente. Ora tanto vi ammazzo tutte e la finiamo qui, ok? Ciao, molto sexy. Come mai tutta questa sexiness tu? Sei in costume da bagno? O che cosa in Kyubasu? Almeno ti ho riconosciuto. E tu, Amai? Amai? Ciao, Amai? Amai, calcolami, dai, fatti vedere. Ciao, Amai, che in realtà sei mei waifu. Come sei carina e pucciosina. Ok, vedo che ci sono delle rivali in giro, cosa molto interessante. Vedo anche che i capelli di Midori quando cammina le si infilano nelle braccia, fantastico. E la cosa bella delle mode è quando sono strabagate, le odio quelle troppo perfette. Diamo un'occhiatina alla scuola, direi che è un po' leggermente, ma appena appena verde, direi appena appena verde. A me non è che il verde come colore faccia proprio impazzire, ma immagino che a Midori, visto che letteralmente Midori Gurin vuol dire verde verde, possa piacere. Ci sono delle corone sulle porte e qui ci sono le Rainbow Girls e le Rainbow Boys. Com'è che siete vestiti voi ragazzi? Avete tipo la camicia con le losanghe? Ok, siete carini, devo dire. Mentre voi com'è che siete conciate? Midarana? Sei tu? No, ma sì, cioè la texture è quella di Midarana, ma non è Midarana. E tu sei Azurito, anche se non sei veramente Azurito, però facciamo finta. Sono state un po' ritesturizzate queste donne per somigliare alle rivali. Tu a chi dovessi somigliare? Ad Anako, forse? Facciamo finta che lei sia Anako, queste altre tizie invece non è di chi possano essere. Sono tutte le Rainbow Girls varie, che un tempo c'erano, poi sono sparite. Hanno cambiato taglio di capelli, ma va benissimo anche così. Scusi lei, mi scusi, ma... sta succedendo... Cosa? Cosa? Perché posso fare le foto attraverso l'albero? Chi cavolo è questa? Chi cavolo dovresti essere? Scusatemi, ma ci sono delle cose molto strane. Ok, se entro dentro l'albero e faccio le foto posso vedere che c'è Midori, un'altra Midori, Rikusoma che è qui, ma è anche qui dentro, e un'altra tizia che aspetta, adesso è uscita. Chi sei tu? Tizia, girati. Non ho idea di chi possa essere, ma mi viene da pensare che sia una versione molto molto vecchia di Megami Psycho, perché questa qui comunque è una mod che ha i suoi anni, quindi probabilmente è soltanto una versione vecchia di Megami. Ciao, ciao Midori, che in realtà suppongo sia Ayano. Fatti un po' vedere, Ayano. Questa è Midori? Ok, ma in realtà è Ayano. Ok, in realtà non ci sto capendo più niente. Senpai,
Senpai, dove sei? Senpai brutto baccarospo senpai. Tu sei senpai? No, questo è Yandere Dev, vedrai. No, è Miro Uyu, innamorato di me, mio. Non lo so, chi è sta gente? Non la conosco. Allora, Raibaru, fammi capire. Tu sei qui, all'entrata da scuola, fai la rival chan intoccabile che non può essere sconfitta in nessun modo. Ma allo stesso tempo eri anche qui Dove è andata? Nessun problema, adesso vi ammazzo tutte, eh. Un attimino, fatemi prendere un pugnale, là. Allora, da chi si comincia? Da chi si comincia? C'è anche qualcuno qua giù che sembra una di quelle leader placeholder che ci sono nei club, giusto? Sei anche tu una leader placeholder? No, lei è Kuder, che è stata sexualizzata per sembrare una leader placeholder. Fantastico, va bene, cominciamo a uccidere gente. Allora, per prima cosa, ammazziamo te, perché sei una specie di Osana e come tale meriti di morire. Siacchete! Che volete? Raibaru, schiatta! E tu, qualunque cosa tu sia, schiatta, che sembri Kizana anche se non lo sei. Tu che sei la sorella di Kizana e... Oh. Addio, cara, addio. È stato un piacere farti fuori. Non ho mica finito, però, aspettate. Ah, mai! Buoni dolcetti che hai fatto oggi, li mangerò per il tuo funerale. Ah già, però prima di andare devo far fuori anche Kudere, se no non sono contenta. Kudere, ciao! Ciao voi tre, come va? Tutto bene? E fuori uno, e fuori l'altra Midori. Ciao Midori, ciao. No, non provare a fermarmi tu. No, non provare a fermarmi. Ma che stiamo scherzando veramente? Ma chi pensi di essere per fermarmi? Chi è che si sta avvicinando? Ciao, ciao uomo. Non so chi tu sia, non mi interessa saperlo. Ma io sono Midori. Io so di essere in un videogioco. Io rompo la quarta parete. Io sono l'assistente di Andre Dev. Io ammazzo tutti. Oh no. Qualcuno ha visto dei corpi? Sì, qualcuno deve aver visto dei corpi. Ciao, ciao, ciao. Come va? Tutto bene? Tutto bene? Oh mio Dio. Calmati! Midori, calmati! Midori! Ma che caspita? Oh no! Oh no, una prof mi ha visto! Oh no, non mi doveva vedere! Prof, non mi rincorra! Prof, non mi rincorra! Non è colpa mia se questa qua fa delle... Chi è sta tizia? Chi è questa qua? Perché non muore? Oh no, la prof! No, 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 dai, no, 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 non è possibile. Non ho trovato il tasto Q. Maledizione, mi sono fatta beccare. Vabbè, è andata così, che volete fare? Scusi lei, mi scusi. Mi scusi lei, che sta facendo? Mi scusi, senpai? Che faccia è questa? Ti posso chiedere che turbe psichiche ti hanno colto? Senpai è impazzito, insomma, vorreste dire questo. Senpai è completamente impazzito. È l'unica spiegazione che riesco a trovare. Oh mio Dio, senpai? Non so che tipo di riferimento dovrebbe essere questa cosa. Ora capisco perché prima non trovavo senpai. Era lì a salutare il muro. Non lo so, se qualcuno di voi ne ha idea me lo dica, perché mi sta preoccupando quell'uomo. Oh, meno male almeno una stanza di tutta questa scuola è rimasta rosa. Almeno il club di cucina. A volte è stata ritesturizzata pure quella. Cosa è successo ai libri? Cosa è successo a questi poveri libri? Ok, non approfondiamo. Bello il club di teatro. Bello, ciao fangirl. Ciao fangirl, come stai? Tutto bene? Deve essere qualcuno che ha evocato Osana e quindi ha evocato anche fangirl. Che cosa carina e interessante. Mi sarei aspettata più di trovarla qui fangirl, ma qui a quanto pare stanno evocando demoni. E direi che per una volta nella loro vita ci sono pure riusciti. Non vedo Caruto però, pensavo che l'avete trovata qui anche lei a evocare cose. In questa bellissima stanza piena di pentagrammi verdi. Al contrario, pure il teschio è diventato verde. Ok, direi che possiamo anche andarci da qui adesso. Oh, che carine, anche le classi sono diventate completamente verdi. Troppo verde, troppo verde, troppo verde. Ciao infermiera, come stai? Tutto bene? Quanto siamo sexy oggi. No, veramente, è fatta benissimo lei. È fatta veramente bene la nostra muiachina super sexy. Ma aspetta un po', ma tu sei... Tu mi somigli tanto a... Girati un po'. Credo che tu dovresti essere, visti i guanti e i capelli, mi sa che è Megami Saiku, ragazzi. Megami Saiku, quale onore finalmente poterti ammazzare. Pensavo fosse l'altra Megami Saiku, invece era lei. Ops, tu hai visto cose che non dovevi vedere. Come mi dispiace. Eira, come stai? Tutto bene? E tu stai bene? Ti senti in forma oggi? E tu laggiù che cammini tutta per i cavoli tuoi, ti senti in forma pure tu oggi? Che bello ammazzare la gente così da dietro. Ciao Raibaru. Ciao Raibaru, come stai? Tutto bene? Ti sei appena presa la secchiata, Sì. La la la, Midori nuda, Midori nuda, Midori che ride, Midori che ride nello spogliatoio. Così è più facile. È vero, anche ci penso, qui è più facile combattere i nudi. A proposito di nudo. Ciao.
Ciao Raibaru. Ciao Raibaru. Presa, Raibaru, mi dispiace, ho dovuto farlo. Guarda, una sciacquatina rapida rapida e siamo subito pronte per tornare a uccidere. Tanto sono nuda e nessuno sembra farci caso. Com'era bello il mondo quando gli Ender Simulator potevi ancora levarti dalle scatole e girare tutta nuda, vero? Vero, adesso non si può più. Che è stato sto glitchone? Come ha fatto a comparire qui questa? Come c'è riuscita a comparire qui? Ma sto teletrasporto è veramente una cosa assurda. Io Osana, tu cosa ne pensi del teletrasporto? Cosa ne pensi? Non ne pensa niente, mi sa. Spero che almeno lei mi voglia dire cosa ne pensa. No, neanche a mai me lo vuol dire. Mamma mia, queste ragazze come sono riservate. Si tengono tutti i pensieri per loro. Persone che stanno andando in classe. Ciao persone, ciao Budo, Budo. Povero Budo, odio uccidere Budo, ma ogni tanto mi tocca. Ops, mi sa che quel ragazzo ha visto cose che non doveva vedere. Ciao ragazzo che ha visto cose... No, basta, Midori, smettila. Perché queste kill durano 47 minuti? Basta! Che poi lo perdi, se no. Dai, dove cavolo sta andando sto qua? Che cosa pensavi di fare? Non ho capito. Appunto, sono un po' troppo sexy in questo video, però, ragazzi. Troppa sensualità. Comunque non ho testimoni. Non so se vi siete accorti, ma non ho testimoni. In compenso ho fatto un buon disastro, dai. Mi è sfuggito soltanto Kudere, ma pazienza. E quelli del club dell'occulto, che sono lì a evocare demoni, ma pazienza anche per loro. Qualcosa mi fa pensare che qualche insegnante se ne sia accorta. Qualche insegnante se ne è accorta. Peccato. Ciao, voi non andate a lezione? Attacca. Attacca, donna. Attacca. Attacca. No, le ho sporcate di sangue col contatto, ma non le ho fatte fuori. Attacca. No, non si possono attaccare, mi dispiace. Che bel assembramento. Fantastico. Tutte le prof sono ammucchiate in 2 mm quadrati. Cioè, tu praticamente sei lo studente più importante della scuola. Tutti gli altri non ne frega niente a nessuno, se erano morti anche gli altri, ecco. Mi domando se sarebbe possibile provare a sterminare pure questi pischellini qua. No, loro sono bloccati qui a fare vocazioni. Non posso fare assolutamente niente per farli fuori, peccato. Ciao ragazze del giardinaggio. Ciao donne che non possono essere ammazzate in nessun modo. Che fastidio questi studenti che sono immuni alle morti. Ma io non lo so veramente, non si può neanche più ammazzare in pace. Anche questi qui scommetto che saranno immuni a tutto, accidenti a loro. Ciao ragazzi, come state? Siete in due in un banco, che carini. Due nello stesso banco, che teneri. Ma non vi eravate accorti che qui c'era un po' di... come dire, un po' di gente morta? Non vi eravate proprio resi conto, eh? Poverini, anche loro. Non si accorgono delle cose importantissime. Bene, ho buttato via tutto e adesso io sono qui, una piccola Midori nuda che ha sterminato, tutte le persone più o meno che potevano essere sterminate. Ma senpai, sei ancora lì che fai l'idiota? Sì, senpai è ancora lì che fa l'idiota, fantastico. Oh, un po' di gente è morta, dai. Un po' di gente è morta male, ma non trovano armi del delitto, ovviamente, mi fanno domande, ma io sono una persona assolutamente innocente. Quindi ragazzi, nonostante senpai sia completamente impazzito e la scuola sia praticamente deserta perché abbiamo sterminato come se niente fosse buona parte degli studenti, spero che questa mod vi sia piaciuta. Oh, la scuola è diventata un po' brutta e tu sei tornata con la tua skin normale, perché se vi ricordate lei aveva una strana skin con i capelli lisci e roba del genere, e apparentemente adesso forse anche senpai è tornato normale. Sì, anche senpai apparentemente è rinsavito, non è più lì che saluta il muro compulsivamente, e io stessa sono molto più aiano di prima. Se volete giocare anche voi con Midori Simulator trovate il link in descrizione. Mi raccomando, cercate di far fuori più studenti possibili, tranne ovviamente quelli che non possono essere ammazzati. Grazie a tutti, alla prossima con Midori Simulator, fatta da questo bravissimo youtuber francese, e Kiria e Dana Love. Ciao! E mi raccomando, se volete ammazzare tutti gli studenti, magari usate una versione del gioco un po' più vecchia in cui non ci sono ancora le ragazze del consiglio studentesco. Ciao ciao!